Allora ragazzi, ieri abbiamo affrontato, diciamo così, la lezione, vi ho detto, la più complicata dal punto di vista concettuale di tutto quanto il corso. E poi se la lezione di ieri non vi ha creato grossi grattacapi, grossi problemi, tutte quante le altre lezioni che faremo sono sicuramente più semplici di quella lì che abbiamo fatto. Faccio un brevissimo riassunto della lezione di ieri. Diciamo che questa è una mia abitudine, cominciare la lezione con un riassunto della lezione precedente, quando l'argomento non è stato ancora esaurito, di modo che io non comincio a parlare di punto in bianco, con questo piccolo riassunto che comunque dura, diciamo, pochi minuti, non dura mai troppo tempo, richiamo alla vostra memoria i punti principali della lezione alla quale ci andiamo a collegare. Dunque, ieri abbiamo parlato della struttura dell'atomo. Abbiamo visto che l'atomo è tutt'altro che indivisibile, abbiamo visto che l'atomo è composto da particelle più piccole dell'atomo stesso, che sono dette particelle subatomiche. Vi ho chiarito che l'universo atomo è un universo ancora grandemente inesplorato, che riserva continuamente nuove scoperte. Diciamo che noi ci fermiamo proprio sul limitare di questo universo e andiamo a considerare le particelle subatomiche che sono di interesse per quanto riguarda le discipline di natura chimica. Queste particelle sono l'elettrone, il protone e il neutrone. L'elettrone ha carica negativa e massa trascurabile rispetto a quella del protone, non nulla, trascurabile, che è diversa da nulla, insomma. Poi, più precisamente, 5 per 10 alla meno 4 unità di massa. Protone e neutrone che hanno circa massa 1, il protone ha carica elettrica positiva, il neutrone non è dotato di carica elettrica. Vi ho detto che da tutta una serie di esperimenti che non ho avuto il tempo, non ho avuto la possibilità, perché questo è un corso piccolino, non è un corso nel quale io mi posso dilungare su argomenti, diciamo, che sono sì interessantissimi, ma che sono, diciamo, importantissimi, non fondamentali nel corso di questo corso, e vi devo dire praticamente che sulla base degli esperimenti che sono stati fatti si è visto che protoni e neutroni sono concentrati in una parte dell'atomo chiamata nucleo, che è molto più piccola dell'atomo stesso. Vi ho detto che c'è un rapporto di 1 a 10.000 tra il nucleo e le dimensioni dell'atomo. Un piccolo inciso che non vi ho fatto ieri: se praticamente la materia in fondo non fosse piena di vuoto, ma fosse tutta quanta compatta, cioè in poche parole i nuclei fossero a contatto fra di loro, si avrebbe praticamente che, diciamo, tutti i corpi che noi consideriamo sarebbero infinitamente più piccoli di quelli che sono realmente. Diciamo che se nel mondo, diciamo il pianeta Terra, fossero a contatto direttamente i nuclei di tutti quanti gli atomi che compongono il mondo, in fondo il mondo non sarebbe più grande di un pallone da calcio. Però sarebbe un pallone da calcio che sarebbe dotato della massa che ha tutto il pianeta Terra. Quindi, diciamo, questa è una cosa abbastanza che colpisce, ma in effetti è proprio la verità. Vi ho detto che gli elettroni si muovono di un modo caotico in una porzione di spazio che descrive con la sua parte periferica delle sue orbite, chiamiamole così, i limiti, diciamo così, la grandezza dell'atomo stesso. In effetti, quando diciamo che l'atomo ha raggio atomico, e diciamo un certo numero, quelli sono praticamente i confini della zona dove gli elettroni più esterni di questa specie atomica hanno la possibilità di andarsi a muovere. Poi abbiamo proposto direttamente il modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno. Prima vi ho, diciamo così, precisato che sono stati proposti una serie di modelli atomici che spiegavano alcune evidenze sperimentali, ma che poi venivano smentiti da altre evidenze sperimentali, per cui si passava a dei modelli più complicati che riuscivano a spiegare una maggiore quantità di evidenze sperimentali. Alla fine,
il modello atomico dell'atomo di idrogeno, partiamo dall'atomo di idrogeno perché è l'atomo più semplice, l'atomo che è composto soltanto da un protone, nucleo di un protone e da un elettrone. Il modello quanto meccanico dell'atomo di idrogeno è quello là che, diciamo, è capace di spiegare tutte le evidenze sperimentali che si hanno dagli esperimenti, soprattutto di conduzione elettrica dei gas. Il modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno si basa sui metodi della meccanica ondulatoria. Per effetto dei metodi della meccanica ondulatoria è possibile andare ad ascrivere all'elettrone contemporaneamente le proprietà delle particelle dotate di massa, quindi la massa, la densità, e le proprietà delle radiazioni elettromagnetiche, quindi la lunghezza d'onda e la frequenza segnatamente. Vi ho spiegato che cos'è una radiazione elettromagnetica secondo la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, una spiegazione proprio alla buona, terra terra. Ripeto, quando farete i corsi in cui tratterete questi argomenti, sicuramente vi diranno qualche cosa di molto più preciso, di molto più esatto di quello che vi ho detto io ieri. Diciamo che quello che vi ho detto io ieri è quanto vi basta per fare capire più o meno che cos'è una radiazione luminosa. Perché se io parlo di una radiazione elettromagnetica e non avete neanche idea di che cos'è una radiazione elettromagnetica, mi sembra di parlare sul vuoto. Per cui anche, diciamo, mi arrischio in campi che non sono proprio di mia competenza. Io sono un ingegnere chimico che studia i materiali e chiaramente la fisica atomica non è una materia che è di mia competenza. L'elettromagnetismo è una materia che è di mia competenza molto 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 parzialmente, quindi mi arrischio in campi che non sono di mia competenza allo scopo di fornirvi, diciamo così, un prodotto che sia assimilabile facilmente da parte vostra. Poi, sulla base di questi metodi della meccanica ondulatoria è stato possibile andare a definire la funzione d'onda. Cos'è questa funzione d'onda? È una funzione matematica che ci dà la densità di di andare a trovare l'elettrone in una determinata porzione di spazio. Detto così sembra di non capire niente, sembra di dire vabbè, che ci facciamo con questa funzione d'onda? Questa funzione d'onda, fra le tante cose che ci permette di fare, ci permette di andare a definire il volume entro il quale l'elettrone passa una certa aliquota del suo tempo, diciamo il 95% del suo tempo, dove quindi avremo il 95% delle probabilità di andare a trovare l'elettrone. Si dice praticamente che l'elettrone si muove entro questo orbitale atomico. In effetti questa è l'orbitale, è la funzione che fra le tante cose può descrivere questo volume. Alla fine si confonde il volume descritto da questa funzione con il nome della funzione stessa. Quando si parla di orbitale atomico, diciamo, è difficile che ci si riferisca alla funzione matematica orbitale che descrive questo volume, ma si intende nella pratica, nel gergo dei chimici, il volume entro il quale l'elettrone ha la ragionevole probabilità di essere trovato per gran parte del suo tempo. Poi, che cosa vi ho detto? Vi ho detto che questa funzione d'onda nei confronti del tempo è costante, quindi rappresenta uno stato stazionario, e che a tutte queste funzioni d'onda sono ascrivibili dei valori dell'energia, e che è possibile per un elettrone passare da stati stazionari a un'energia più bassa, a stati stazionari a un'energia più alta, caratterizzati da un'energia più alta, purché ovviamente questa energia gli venga fornita, e ripeto, negli esperimenti di conduzione elettrica nei gas rarefatti l'energia gli è fornita proprio sotto forma di energia elettrica, e per converso un elettrone può passare da uno stato stazionario a un'energia più elevata ad uno stato stazionario ad un'energia più bassa, emettendo proprio quella quantità di energia che aveva acquistato quando era passato dallo stato stazionario di energia più bassa allo stato stazionario di energia più alta.
Generalmente questa energia che viene emessa dagli elettroni quando decadono di energia, quando scendono a un loro livello energetico, viene emessa sotto forma di radiazioni luminose. In effetti, vi ho detto, il tubo al neon come funziona? Funziona proprio in questa maniera qui. Nel tubo al neon ci sta il neon, che è un gas rarefatto. Adesso le pressioni non me le ricordo, ma sono pressioni dell'ordine di 1 per 10 a meno 3, 1 per 10 a meno 4 atmosfere, qualche cosa del genere più o meno. Se si applica una grossa differenza di potenziale ai capi di questo circuito elettrico, la grossa differenza di potenziale è in grado di ionizzare il gas, cioè di strappare gli elettroni al gas, e il gas ionizzato diventa un mezzo che conduce la corrente elettrica, perché i gas generalmente si comportano da isolanti se non vengono ionizzati. Allora, praticamente, gli elettroni nei tubi al neon vengono continuamente eccitati dalla energia elettrica che gli viene fornito, e quando poi naturalmente tornano ai livelli energetici più bassi, cedono energia all'ambiente esterno sotto forma di radiazioni luminose, e sono le radiazioni luminose che illuminano la nostra cucina. Chiaro? Il tubo al neon poi perché funziona poco? Perché chiaramente il gas ionizzato conduce la corrente elettrica, ma ne conduce pochissima corrente elettrica, quindi la corrente che passa in un tubo al neon è bassissima, e quindi abbiamo praticamente consumi elettrici che sono bassissimi, ben diversi da quelli delle antiche lampadine a incandescenza, quindi si aveva una corrente che passava in un filamento di tungsteno. Per effetto del passaggio della corrente nel filamento di tungsteno, il filamento di tungsteno diventava incandescente, e diventando incandescente emetteva luce. Però nelle vecchie lampadine ad incandescenza, adesso vietate per legge perché consumano troppa energia elettrica, abbiamo praticamente che gran parte dell'energia elettrica viene consumata per effetto Joule, cioè la lampadina si riscalda, si una tocca, si scotto pulizia. E la energia che invece era trasformata in energia luminosa era una piccolissima aliquota dell'energia elettrica che veniva consumata dalla lampadina a incandescenza. Adesso, ritornando al modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno, vi dicevo che per una stranezza di questi sistemi abbiamo che gli elettroni possono assumere solo alcuni particolari valori dell'energia, cioè l'energia varia per salti, come i gradini di una scala. Cioè, io vi ho spiegato che una palla che sta sui gradini di una scala ha un'energia che è variabile a seconda dell'altezza del gradino dove sta. Più sta in alto, maggiore l'energia, più sta in basso, minore l'energia. L'energia è un'energia di tipo potenziale ed è praticamente uguale al prodotto del peso della palla P per l'altezza H del gradino. Adesso, come una palla che sta sui gradini di una scala, gli elettroni che si trovano praticamente nei vari orbitali atomici hanno una certa energia e possono assumere solo alcuni valori discreti dell'energia, non possono assumere valori intermedi, proprio come se si trovassero sui gradini di una scala. Alla stessa. Quindi praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che ad esempio un elettrone può salire di un gradino, può salire di due gradini, può salire di tre gradini, e poi può scendere di uno, due, tre gradini, e a seconda di quanto scende e di quanto sale assorbe tanta energia o emette tanta energia. Vi ripeto, questi risultati sono, diciamo così, confermati in maniera incontrovertibile dal fatto che gli esperimenti di conduzione elettrica nei gas rarefatti fanno sì che le emissioni luminose avvengono solo a particolari lunghezze d'onda, cioè in poche parole a quel salto energetico per la legge di Planck è uguale H costante di Planck per mi frequenza della radiazione, corrisponde solo quella determinata frequenza, per cui corrisponde quella radiazione. Se salta invece di un gradino, di due gradini, il salto energetico sarà più grande, la radiazione non sarà più quella di prima, sarà un'altra
ma le radiazioni intermedie fra quelle due non ci possono stare, perché non competono salti energetici adeguati a quelle emissioni luminose, a quelle frequenze. Poi a completare, diciamo così, il panorama, a completare e complicare ulteriormente il panorama, vi ho detto che questi livelli energetici a cui si può trovare l'elettrone sono, diciamo così, hanno la possibilità di essere degeneri. Che significa di essere degeneri? Può essere praticamente che a un determinato livello energetico non possa essere associata una sola funzione d'onda, un solo stato stazionario, ma più di uno. In particolare, se vogliamo andare a essere precisi, possiamo dire che a livello energetico fondamentale, quello di più bassa energia possibile, è indicato come livello N uguale 1, la funzione d'onda che è associabile è una sola. Ma già a livello energetico 2 ci sono quattro funzioni d'onda che sono una di tipo S e tre di tipo P. A livello energetico 3 le funzioni d'onda sono una di tipo S, 3 di tipo P, 5 di tipo D. A livello energetico 4 una di tipo S, 3 di tipo P, 5 di tipo D, 7 di tipo F. Adesso tutte queste lettere S, P, D, F per cosa stanno? Gli indicano la simmetria di questi orbitali, cioè delle porzioni di volume, delle porzioni di spazio dove l'elettrone ha la possibilità di andarsi a muovere. Abbiamo visto praticamente che le funzioni di tipo S hanno simmetria sferica. Nella sfera, per esempio, di tipo 1S, la possibilità, la probabilità di andare a trovare l'elettrone non è uniforme, è tanto più elevata quanto più ci avviciniamo al nucleo, è tanto minore quanto più ci allontaniamo dal nucleo. Beh, poi abbiamo visto la 2S, che cos'è? È un guscio sferico. Abbiamo visto le funzioni di tipo P, che sono due sfere tangenti in un punto, il nucleo. E cosa cambia nelle tre funzioni di tipo P? L'asse di simmetria, può essere l'asse X, l'asse Y o l'asse Z. Poi vi ho detto che ci sono praticamente le funzioni di tipo F, e le funzioni di tipo F sono, diciamo, hanno forme ancora più complicate. Se non sbaglio, dovrei tenerle qua sopra, o casomai, visto che il conto non ci metto niente, posso anche fare delle vedute. Se riesco un pochettino a ritrovarle sulla mia penna, aspettate un momento che ve le faccio vedere con dei disegnini un po' più belli. Allora, ecco. Allora, vediamo un pochettino se possiamo. Sapevo che qua è una cosa pericolosissima. Mi devo muovere con grande circospezione, se no faccio grossi danni. Guardate qui, vedete? Questa è la funzione d'onda 1S. Vedete? Praticamente abbiamo che in prossimità del nucleo la frequenza, la probabilità di andare a trovare l'elettrone è molto più elevata, e più ci allontaniamo più diventa piccola. Come potete vedere, la probabilità diminuisce allontanandosi. Vediamo un pochettino, dovrei tenere anche qualche altra cosetta qui. Ecco qua, questo la faccia di chi, questo disegno qua dell'orbitale di tipo P, e questo è il 2P Z, questo qui, e i vari 2P, questo è il 2PX, 2PY, 2PZ. Vediamo se mi sono scannerizzato anche, ecco qua, io ho fissato anche quelli là di tipo F, eh? Chiaramente non è che vi chiedo, diciamo, se l'S è il caso che ricordate che è una sfera, P è il caso che ricordate che sono due sfere tangenti, F potete, diciamo così, bellamente scordarveli, giusto per sfizio, per dire va, e vedete come sono fatto. Vedete?
qua si sta praticamente una ciambella con due cose allungate, uno sopra e uno sotto. Qua sono quattro lobby, qua sono altri quattro lobby, qua sono altri quattro lobby, qua sono altri quattro lobby, cambiano gli assi di simmetria. Quelli F sono ancora più complicati, tanto è vero che neanche i libri di chimica seria li portano come sono fatti gli F. Io li ho fatti vedere, come li vedete li cancellate dalla vostra memoria. È uno sfizio, giusto per dire che ve li ho fatti vedere. Va bene? È questo. E va bene, cosa stavamo ancora dicendo? Ecco, arrivava praticamente, avevamo finito la lezione a questo punto. Va bene, adesso cerchiamo un pochettino di andare avanti. Ritengo che questo riassunto sia stato, diciamo, positivo, perché ho, diciamo, ribadito una serie di concetti che ieri avevo detto tutti quanti assieme e che, diciamo, io mi rendo conto che non sono cose proprio semplicissime, non è che vi ho raccontato proprio la Vispa Teresa, che diciamo, la Vispa Teresa io la capisco subito, perché la Vispa Teresa è una filastrocca non particolarmente complicata, sono cose, diciamo, di una certa complicazione, che un certo livello di difficoltà ce l'ha. Allora, ieri ve le ho dette tutte quante assieme, spero che le abbiate un pochettino maturate nella giornata di ieri, oggi ve le ho ripetute e ripeto, viste tutte quante insieme poi queste cose, dopo che ve le ho presentate ieri, spero che possano sembrare un pochettino. A questo punto qui dobbiamo andare un pochettino avanti. Quindi noi che cosa abbiamo? Vedete ragazzi, torniamo un pochettino a quello specchietto che vi avevo presentato prima. Scusatevi, fatemi ritornare su quello specchietto che vi avevo presentato prima. Su quel disegno che vi avevo presentato prima. Aspetta, con questo come l'ho chiamato? No. Allora, ma si va a fare scomparire queste cose, ne avete idea? Ah, sono scomparse da solo, grazie. Allora, praticamente il problema che dobbiamo affrontare oggi qual è? Noi abbiamo parlato dell'atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice che esiste, l'atomo che è costituito soltanto da un protone e da un elettrone. Ma gli altri atomi, diciamo, questo modello quanto meccanico ci deve permettere di figurarci anche come sono fatti gli altri atomi. Dunque, gli altri atomi, per vedere come sono fatti gli altri atomi, la cosa non è particolarmente complicata. Perché? Perché praticamente gli altri atomi hanno più protoni e quindi hanno più elettroni. Chiaramente per l'idrogeno Z, il suo numero atomico, è uguale a 1. Per gli altri atomi Z sarà uguale a 2, uguale a 3, uguale a 4. E diciamo che arriviamo fino a 92, 93 per gli elementi naturali. Poi oltre Z, 92, 93 ci sono gli elementi che sono sintetizzati in laboratorio, cose che fanno i fisici nucleari, cose che non possono servire a di meno di quello che servono, sono delle cose assolutamente inutili. Comunque diciamo che arriviamo da 0 fino a 100 e anche oltre 100. Quindi che ne so, l'elio a Z uguale 2, quindi avrà 2 protoni, 2 elettroni e aggiungo io, me lo ricordo, c'ha anche 2 neutroni. Poi abbiamo, che ne so, il litio che ha Z uguale 3, 3 elettroni, 3 protoni, e mi sembra che la massa atomica del litio mi pare che è 7, quindi deve tenere 4 neutroni, e così via. Come ce li costruiamo questi atomi? Praticamente questi atomi noi ce li costruiamo sempre tenendo presente tutta questa serie di funzioni orbitali che sono riportate in questo specchietto qui. Va bene? Noi queste funzioni orbitali perché le eravamo andati a costruire? Perché noi dicevamo l'atomo di idrogeno, nell'atomo di idrogeno l'elettrone si può trovare nel suo livello fondamentale, cioè alla più bassa energia possibile, e si trova nel livello 1 a cui compete una sola funzione d'onda di tipo S, un solo orbitale di tipo S, va bene? Poi gli forniamo energia, a seconda dell'energia che noi gli diamo può passare al livello 2, e può stare nel 2S o nel 2P, può passare al livello 3, può passare nel 3, nel 3S, nel 3P, nel 3D, può passare al livello 4, andare nel 4S, 4P, 4D
e così via. E poi quando viene lasciato libero, diciamo così, di emettere, di decadere come energia, passa da 4 da 4 a 3, ed esempio emette radiazione dell'opportuna lunghezza d'onda che è collegata, diciamo, a questo salto energetico. Ricordate sempre che la legge di Planck dice che l'energia di una radiazione luminosa è uguale ad H per la sua frequenza, quindi a questo salto corrisponde una frequenza, quest'altro salto che è diverso da questo corrisponde un'altra frequenza e così via. Vedete, tutti quanti questi salti energetici sono, mano a mano che si va verso l'alto, sempre più piccoli. In effetti noi potremmo considerare che questi livelli energetici vanno da n uguale 1 a n uguale infinito, e mano a mano che ci avviciniamo a n uguale infinito la distanza energetica fra i due livelli diventa sempre più piccola, alla fine praticamente varia addirittura continuamente, diciamo diventa talmente piccola la differenza energetica tra i due livelli che l'energia può variare con continuità, ma solo quando l'energia è diventata, diciamo così, molto molto alta. Allora, abbiamo visto praticamente che queste funzioni d'onda sono state definite proprio per dire l'atomo dell'elettrone e l'atomo di idrogeno si può trovare qua, se gli diamo energia può salire qua, se gli diamo ancora energia può salire qua, l'atomo dell'elettrone può emettere energia e allora salta da qua a qua e salta da qua a qua. Per gli atomi diversi dall'atomo di idrogeno, cosa dobbiamo tenere? Dobbiamo tenere conto che gli elettroni sono più di uno. Quindi questi elettroni dovranno andare a riempire questi livelli energetici. Adesso, per il riempimento di questi livelli energetici da parte degli elettroni, degli atomi che hanno Z maggiore di 1, quindi tutti quanti gli atomi diversi dall'atomo di idrogeno, dobbiamo tenere presente però qualche regoletta. Queste regole quali sono? È che in ognuno di questi orbitali atomici, vedete 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3px, 3py, 3pz, così via, non ci possono andare più di 2 elettroni, va bene? E questi elettroni devono avere spin opposto. Che significa spin opposto? Dunque, spin è una parola inglese che vuol dire ruotare, il verbo spin vuol dire ruotare, nel senso. E praticamente questo spin sta a significare che cosa? Che l'elettrone non solo si muove di un modo assolutamente caotico, tanto che non è possibile andare a definire una traiettoria dell'elettrone nell'ambito dell'orbitale atomico in cui si muove, ma l'elettrone gira anche su se stesso. Ovviamente, girando anche su se stesso, può girare secondo due sensi, in senso orario e in senso antiorario. Allora, noi abbiamo che quando due elettroni riempiono uno stesso orbitale devono avere spin contrapposto, cioè devono ruotare uno in senso orario, l'altro in senso antiorario. Bene, come si è arrivati a questo? Praticamente queste sono scoperte che si sono verificate nei primi anni del Novecento. Diciamo fra il 900, 910, 920, 930, 940, sono gli anni praticamente in cui si è capita la struttura atomica, in cui sono stati, diciamo, messi a punto questi modelli e in cui questi modelli sono stati poi opportunamente migliorati. Diciamo, il risultato è evidente che non più di due elettroni potessero occupare un determinato orbitale, e che questi due elettroni dovessero avere anche spin contrapposti. Bene. Poi, che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che se noi per esempio passiamo dall'idrogeno all'elio, l'elio vi ho detto è l'elemento immediatamente successivo all'idrogeno, l'elio è dotato di numero atomico Z uguale a 2. Allora noi che cosa abbiamo? Sono due elettroni? Questi due elettroni dove si vanno a sistemare? Si vanno a sistemare entrambi nel
sotto nell'orbitale 1. Ovviamente nell'orbitale 1 ci sta solo un orbitale di tipo S, quindi nell'orbitale di tipo S. Chiaro? Adesso ragazzi, noi possiamo per tutti quanti gli atomi costruire la loro struttura elettronica. Come si costruisce la loro struttura elettronica? Allora cominciamo a fare così. Cominciamo a farlo per l'idrogeno. Dunque, l'idrogeno ha Z uguale 1. Se vogliamo andarne a costruire la sua struttura elettronica, noi che cosa faremo? Segneremo praticamente una casella quadrata. Questa casella quadrata rappresenta l'orbitale di tipo 1s. Ci sta un solo elettrone nell'orbitale di tipo 1s, quindi per significare che ci sta un solo elettrone nell'orbitale di tipo 1s, segneremo una freccetta così e sottoscriveremo 1s1. Cioè questo simbolo che ho disegnato qui è la struttura elettronica dell'atomo. È una cosa molto molto semplice costruire le strutture elettroniche per tutti quanti. Passiamo praticamente all'elio. L'elio praticamente tiene Z uguale 2. Quindi praticamente noi che cosa avremo? Avremo sempre che nell'orbitale di tipo 1s si sistemeranno due elettroni. Quindi sistemerà il primo elettrone, lo segniamo con una freccia così. Il secondo elettrone dovrà avere spin contrapposto, cioè dovrà ruotare in senso opposto al primo elettrone. Per significare che i due elettroni hanno spin contrapposti, segniamo praticamente le due frecce, una con la testa e una con la punta in su e una con la punta in giù. E poi completiamo la struttura elettronica dell'elio andando a scrivere praticamente che nell'orbitale di tipo 1s ci sono due elettroni. Bene. Adesso passiamo all'elemento che ha numero atomico 3. L'elemento che ha numero atomico 3 è il litio, il cui numero atomico è 3. Costruiamoci la struttura elettronica del litio e vediamo un pochettino, anzi prima di costruirci la struttura elettronica del litio, il terzo elettrone dove andrà a finire. Ovviamente i primi... Che sei successo? Com'è? Che devo fare? Si vede? Ah, si vede. Ah no, perché qua continuava a starci. Scusate la mia inesattitudine telematica. Io oramai sono un vecchio arnese, praticamente oramai finirò per essere superato, anzi sono già superato, quindi con queste apparecchiature sono molto inette. Devo ringraziare il professore Speranza che mi ha fatto una rapida lezione prima praticamente di questa lezione che sto facendo io e mi ha permesso di utilizzare questi sussidi audiovisivi, perdonate. Allora, dicevo praticamente litio Z uguale 3, i primi due elettroni ovviamente dove si vanno a sistemare? Si vanno a sistemare tale qua all'elio. Quindi si andranno a sistemare nel sottolivello, nell'orbitale di tipo 1s. Quindi potrò scrivere che se mi voglio andare a costruire la struttura elettronica del litio, che nell'1s1, nell'1s ci va un elettrone, poi ci va un altro elettrone con lo spin contrapposto, quindi abbiamo 1s2. Il terzo elettrone dove va a finire? Ovviamente va a finire nel livello energetico 2. Ma nel livello energetico 2 ci sono ben 4 orbitali, uno di tipo S e 3 di tipo P. Adesso praticamente noi abbiamo che l'energia che compete all'orbitale di tipo 2S è lievemente inferiore all'energia che compete agli orbitali di tipo 2P. Inoltre, quando si vanno a riempire questi orbitali, diciamo che è come se queste differenze energetiche tra le funzioni, tra gli orbitali, venissero accentuate. Poiché in natura tutto tende alla minima energia possibile, cioè se voi, vi ripeto, lasciate un qualunque sistema libero praticamente di evolvere, quello si andrà automaticamente a sistemare
nella situazione di minima energia possibile. Vi ripeto, ieri ho fatto l'esperimento di mettere il pezzo di gesso qua sopra, poi lo buttavo per terra e quello cadeva per terra. Cadeva per terra spontaneamente perché? Perché quando sta per terra il pezzo di gesso ha un'energia minore di quando sta sulla cattedra, e di quando è minore pH, il prodotto P, peso del pezzo di gesso, per l'altezza H della cattedra rispetto al pavimento. E se noi scaviamo un buco nel pavimento, quello cade al piano inferiore, perché quando cade al piano, al secondo seminterrato, abbassa ulteriormente il valore della propria energia potenziale. Quindi, come il pezzo di gesso automaticamente si va a sistemare a un livello energetico più basso possibile, anche l'elettrone si va a sistemare nel livello energetico più basso possibile. Dato che il livello energetico 1 è pieno, perché ci sono già due elettroni e non ci possono andare più di due elettroni, avremo che il terzo elettrone andrà a sistemarsi nel livello energetico 2S. Quindi noi completeremo la struttura elettronica del litio scrivendo che il terzo elettrone si trova nel livello energetico 2S, e quindi scriveremo 2S1. Va bene? Adesso, per il berillio che ha Z uguale 4, il ragionamento è assolutamente lo stesso. Gli elettroni vanno a riempire i vari livelli energetici avendo cura semplicemente che per ogni orbitale non ci possono andare più di due elettroni, e che questi elettroni che vanno a occupare lo stesso orbitale abbiano spin contrapposto. Quindi noi avremo che i primi due elettroni vanno nell'1S, quindi 1S2, gli altri due elettroni vanno nel 2S, quindi 2S2. Va bene? Allora, facciamo ancora qualche altro esempio e poi passeremo a qualche cosina di più complicato. Dunque, il boro è l'elemento che ha indica con P a Z uguale 5, i primi due elettroni vanno nell'orbitale di tipo 1S, quindi li andiamo a sistemare così, quindi 1S2, i secondi due elettroni vanno nell'orbitale di tipo 2S e quindi abbiamo 2S2, poi dobbiamo cominciare ad andare a riempire l'orbitale di tipo P. Abbiamo il 2PY, il 2PY, il 2PZ. Se si va a riempire prima il PX, il PY o il PZ, è assolutamente la stessa cosa. Diciamo che andiamo a mettere un elettrone soltanto nell'orbitale di tipo P. E quindi abbiamo 2S2, 2P1. Bene, passiamo al carbonio, Z uguale 6. Z uguale 6, abbiamo i primi due elettroni nell'orbitale di tipo 1S, quindi 1S2, i secondi due elettroni nell'orbitale di tipo 2S, quindi 2S2, gli altri due elettroni vanno uno nel 2PX, un altro nel 2PY, cioè quando un orbitale atomico non è pieno e ci sono più funzioni orbitali, ogni elettrone va in un orbitale. Diciamo che è una cosa in fondo naturale, cioè se noi abbiamo praticamente un orbitale che è parzialmente pieno e parzialmente vuoto, l'elettrone che viene successivamente preferisce andare nell'orbitale che ha la stessa energia ma è completamente vuoto, non andare ad affollarsi in un orbitale che è già parzialmente pieno. Poi, ad esempio, se noi andiamo all'azoto, che è un elemento che ha il numero atomico 7, avremo due elettroni nell'1S, due elettroni nel 2S, quindi 2S2, e poi avremo
3 elettroni degli orbitali di tipo P, quindi avremo 3P3, scusate, qui era 3P2. Un piccolo inciso, guardate bene questa struttura elettronica del carbonio, perché poi quando faremo il legame chimico, sulla struttura elettronica del carbonio dovrò dire un'altra cosetta che mi astengo dal dire adesso perché è precorrente. Però guardate, secondo, diciamo così, le regole del riempimento degli orbitali, la struttura elettronica del carbonio è questa. Quando poi parleremo del legame chimico, vedremo che sul carbonio succede qualche cosa di un po' strano. Adesso non precorriamo ancora i tempi. Allora, dopo l'azoto viene l'ossigeno, che ha un numero atomico Z uguale 8, quindi la sua struttura elettronica è S2, dell'ossigeno, va bene? Vabbè, arriviamo almeno fino a 10 perché mi serve per fare vedere una cosetta, diciamo, non è che voglio offendere la vostra intelligenza ripetendo questo esercizio centinaia di volte, diciamo che è comunque una cosa buona ripetere questo esercizio diverse volte, perché? Perché in sede d'esame può capitare che abbiate necessità di costruirvi la struttura elettronica di un atomo. E non saper costruire la struttura elettronica di un atomo non è una bella cosa in sede d'esame. Quindi guardatevele bene queste cose qui, perché questa è contemporaneamente come se fosse una lezione di teoria e una lezione di esercitazione. Allora, siamo arrivati all'ossigeno che ha Z uguale 8, l'elemento che ha Z uguale 9 e che ha Z uguale 9 è il fluoro. Allora, abbiamo detto i primi due elettroni vanno nell'1s, quindi 1s2. Gli altri due elettroni vanno nel 2s, quindi 2s2. Poi consideriamo i tre orbitali di tipo P. 2p1, 2p2, 2p3. E siamo a 2 più 2, 4 più 3, 7, 2P4, 2P5 e siamo a 2P5. Questa è la struttura elettronica del fluoro. Bene, adesso andiamo un pochettino a guardare la struttura elettronica dell'elemento che ha Z uguale 10. L'elemento che ha Z uguale 10 è il neon, benissimo. Neon a Z uguale 10 e abbiamo 1s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, totale 2 più 2, 4 più 6, 10. Guardate qui ragazzi, adesso noi che cosa ha questa struttura elettronica? È una struttura elettronica un po' particolare, diciamo che anche quella dell'elio aveva questa caratteristica, quella dell'elio mono cancellata, ma spero che l'avete scritta e la ricordate.
qual è la caratteristica di questa struttura elettronica del neo? È che praticamente ha il livello energetico più esterno completo. Tenetelo a mente questo fatto qua, perché questo è un fatto che ritornerà molte volte. Diciamo che si dice nel gergo che la struttura elettronica del neon ha la caratteristica di avere l'ottetto completo. Che significa l'ottetto completo? Noi abbiamo che il livello 2 ha 8 elettroni nel livello più esterno, cioè c'ha posto per 8 elettroni. Questo ha riempito completamente il suo livello energetico più esterno. Questo è un fatto molto importante. Non vi anticipo i motivi per i quali è molto importante, però tenetelo presente. Chiaro? Perché questo è un fatto che comparirà diverse volte nel corso di questo corso. Quando poi passiamo all'elemento con numero atomico 11, questo è il sodio, abbiamo che a questo punto qui abbiamo riempito completamente l'1s, abbiamo riempito completamente il 2p, abbiamo riempito completamente il 2p. L'elettrone, l'undicesimo elettrone, dove andrà? Andrà praticamente a riempire parzialmente il livello 3s. Quindi andiamo a scrivere la struttura elettronica del sodio, che ha Z uguale 11. Quindi abbiamo 1s2, i primi due elettroni vanno nell'1s, i secondi due elettroni vanno nel 2s2, poi vanno 6 elettroni nel 2p, quindi 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, e l'undicesimo elettrone abbiamo detto che va nel 3s, quindi 3s. No. Va bene, adesso se noi continuiamo, diciamo così, ad andare a riempire questi orbitali atomici, praticamente noi possiamo andarci a costruire le strutture elettroniche di tutti quanti gli atomi. Vi ripeto, non ci sono altre sorprese fino a quando noi non arriviamo all'elemento che ha 2, 4, 10, 12, 12, 14, 16, 18. Va bene? Adesso andiamo a riempire, ecco, l'elemento che ha Z uguale 18. L'elemento che ha Z uguale 18. Ripeto, potrei farli tutti quanti. Penso che vi siete scocciati di vedere queste cose qua. Anche perché ho notato che state rumoreggiando quando faccio queste cose, cioè dai, di chi si crede che noi siamo scemi, capite come si fa, insomma. Non le sottovalutate queste cose qua, comunque. Comunque ho ricevuto il messaggio, passo direttamente alla cosa più complicata. Prima di passare alla cosa più complicata c'è un amico che ci sta chiedendo qualcosa. Quindi perché siamo passati dal livello 2P a livello 3P4, 3P3, non è sempre livello 2P. La parte di destra della lavagna, perché sì, siamo passati a livello 3P, non è sempre livello 2P. Ah, scusate, ho sbagliato. Vabbè, volevo dire 2, ho scritto 3, no? Era un errore, diciamo così, e ovviamente 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, chiaro? Cioè la regola che viene rispettata nel riempimento di questi orbitali è che si riempono prima gli orbitali di energia più bassa. Va bene? Allora passiamo praticamente all'elemento che ha Z uguale 18. Cioè se noi passiamo praticamente invece del sodio passiamo Z uguale 12, cioè il magnesio, noi che facciamo? Andiamo a mettere un elettrone in più qua. Se dopo il magnesio passiamo all'elemento con Z uguale 13, l'elemento con Z uguale 13 mi pare che è l'alluminio, e allora ci andiamo a mettere un altro elettrone nel 3P1 e così via. Va bene, non perdiamo tempo, passiamo direttamente a quello lì con Z uguale 18. Quindi
quindi andiamo a mettere un pochettino di puntini sospensivi qua. Passiamo Z uguale 18, mi pare che è neon argon, mi sembra che sia. Scusate, controllate un momento se è l'argon, lo controllo pure io. Mi sembra sia l'argon l'elemento che è. Sì, è l'argon, è l'argon. Benissimo. Allora andiamoci a costruire la struttura elettronica dell'argon con Z uguale 18. Allora, come al solito, i primi due elettroni vanno nel 2S2. Due elettroni ancora nel 2S2. Sei elettroni nel 2P1, 2P2, 2P3. 2P4, 2P5, 2P6, siamo a 10. Due elettroni nel 3S1, 3S2, siamo a 12. Dobbiamo arrivare a 18, dobbiamo sistemare altri 6 elettroni. Abbiamo 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6 e siamo a 20. Va bene? Quindi niente di nuovo sotto il sole. Diciamo che, guardate, quest'argo c'ha qualcosa di simile al neon. Cosa c'ha di simile? Ah, che ha il livello energetico più esterno completo. Diciamo che sia il neon sia l'argon hanno l'ottetto elettronico completo. Ripeto, questo è un fatto importante perché lo vedremo nelle prossime puntate. Adesso passiamo praticamente all'elemento che tiene Z uguale 21, che dovrebbe essere il potassio. Che dovrebbe essere il potassio. Qui abbiamo detto Z uguale 18. Allora andiamoci a costruire la struttura elettronica del potassio che ha Z uguale 19. Rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Allora dobbiamo andare a sistemare 19 elettroni, come al solito dobbiamo andare a partire dai livelli energetici più bassi e ai livelli energetici più alti, quindi 2 nell'1S, 21S2, 2 nel 2S, quindi 2S2, 6 nel 2P, quindi 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 e siamo a 10. Passiamo praticamente al livello 3, 2 nel 3S, quindi 3S1, 3S2. Poi ne abbiamo altri 6 nel 3P. Scusate, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6.
e fino a questo punto qua abbiamo ricalcato esattamente la scrittura elettronica dell'hardware, per cui se vogliamo, diciamo così, andare un pochino a, come si dice, ad abbreviare i termini di queste strutture elettroniche, possiamo dire che la struttura elettronica del potassio è uguale alla struttura elettronica dell'argon più quello che dobbiamo andare a scrivere adesso, cioè dove andiamo a sistemare il 19° elettrone. Dove andiamo a sistemare il 19° elettrone? Questo è il punto. Guardate un pochettino. Dovremmo andarlo a sistemare a livello 3D, dopo il 3D ci sta il 3D. Però guardate un pochettino. Tutti quanti questi livelli energetici sono lievemente sfalsati rispetto agli altri, cioè il 3D ha un'energia più alta del 3P che a sua volta è la più alta del 3S. In effetti i livelli energetici non sono stati disegnati casualmente in questo specchietto. Perché? Perché praticamente col fatto che il 3D ce l'ha superiore al 3P, il 3P ce l'ha superiore al 3S, in effetti il 3D viene ad avere una energia che è lievemente superiore a quello lì del 4S. Chiaro? Quando poi gli elettroni si vanno a impacchettare in questi orbitali atomici, questa differenza di energia diventa ancora più palese. Per cui noi che cosa abbiamo? Che questo 19° elettrone non lo andiamo a sistemare nell'orbitale tipo 3D, bensì lo andiamo a sistemare nell'orbitale tipo 4S. Per cui noi scriveremo qui va bene? Andiamo a vedere l'elemento successivo. L'elemento successivo mi sembra che sia il calcio, che ha Z uguale 20. Andiamo a controllare un momento, non è che ricordo tutto periodico a memoria. Sì, benissimo. Allora, se noi vogliamo andare a costruirci la struttura elettronica del calcio, cosa diciamo? 20 elettroni, 2 nell'1S, 2 nel, quindi 1S2, 2 nel 2S, quindi 2S2. Sei nel 2P, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Poi altri 2 nel 3S, quindi 3S1, 3S2. Altri 6 nel 3P, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6 e siamo a 18. Ce ne sono altri 2, uno è andato nel 4S e anche il secondo va nel 4S, quindi 4S2. Bene, adesso andiamo a vedere l'elemento che ha 21 come numero atomico, quindi 21 elettroni, che è lo scandio. Allora, costruiamoci la struttura elettronica dell'elemento che è a Z uguale 21, cioè lo scandio. Scandio il cui simbolo SC. Abbiamo due elettroni nell'1S, quindi 1S2. Due elettroni nel 2S, quindi 2S2. Sei elettroni nel 2P, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6.
26. Siamo a 10 elettroni. Allora, altri due nel 3S. 3S1, 3S2. Altri 6 nel 3P. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. E siamo a 18. Altri due elettroni dove vanno? Vanno praticamente nel 4S. Quindi abbiamo 4S1 e 4S2. E siamo praticamente a 20. Il 21esimo elettrone dove andrà? Dove andrà? Nel 3D ovviamente, che ha energia più bassa del 4P. Quindi allora andiamo a mettere questo elettrone nel 3D. Nel 3D ci sono 5 orbitali, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo 3D1. Bene, adesso, dopo praticamente lo scambio che ha il numero atomico 21, tutti quanti gli elementi che vengono dopo lo scambio, ad esempio il titanio che tiene il numero atomico 22, lo scambio come elemento è un elemento molto poco importante, il titanio invece no, è un elemento abbastanza importante. Le leghe del titanio hanno grande interesse tecnologico, giusto per dirlo. Il titanio praticamente quindi avrà la stessa struttura elettronica dello scambio, solo si andrà a mettere un altro elettrone nel 3D, quindi invece di 3D1 sarà 3D2. Poi dopo il titanio viene il vanadio che ha numero atomico 23, anche il vanadio è un elemento tecnologicamente molto importante, un elemento legante per molti acciai e gli acciai al vanadio sono molto duri. E poi un elemento molto utilizzato di ossidi di vanadio come catalizzatore, cioè fanno avvenire più velocemente le reazioni. Allora, per il vanadio, il cui numero atomico è 23, abbiamo 3D1, 3D2, 3D3. Per esempio, dopo il vanadio viene il cromo, 3D1, che ti ha già il numero atomico che sarà 24. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 e così via. Fino a quando non si riempie completamente il 3D. Dopo il 3D, quale sottolivello comincerà a riempirsi? Comincerà a riempirsi il 4D. Il 4P che si comincia a riempire con l'elemento che ha il numero atomico uguale 31 ed è il gallio. E così via. Chiaro? Guardate qui, ragazzi. Se voi, scusate, adesso andate un pochettino a cercare di focalizzare la vostra attenzione su questo specchietto. Adesso non vi costruirò più le strutture elettroniche, ne ho già costruite molte, vi ho fatto vedere come si costruiscono. Vorrei richiamare la vostra attenzione semplicemente sulle modalità di riempimento di questi orbitali. Questo specchietto vi dà, diciamo così, l'ordine in cui vengono riempiti i vari orbitali. Abbiamo detto non piace interagire con queste macchine perché non capiscono, cioè praticamente questo spinge e si spegne, non capisce che io ho bisogno invece, chiaro, perché non ho una repulsione per queste, è una repulsione ampiamente giustificata. Comunque sfruttiamo, allora stavamo dicendo, vi ho detto le regole che devono essere seguite nel riempimento di questi orbitali atomici sono estremamente semplici e sono solamente: si riempono prima gli orbitali che hanno energia più bassa e in ogni orbitale atomico ci possono andare due elettroni con spin contrapposto, basta, non ci sono altre regole. Poi questo specchietto qui vi dà praticamente l'ordine in cui si riempono questi orbitali, che è un ordine di energia crescente.
Cominciamo quindi dall'1S, che è il livello energetico fondamentale per l'atomo di idrogeno. Quando si è riempito l'1S con due elettroni, passiamo al 2S, altri due elettroni. Poi passiamo a riempire il 2P, dove ci vanno altri 6 elettroni. Dopo il 2P viene praticamente il 3S, altri due elettroni. Dopo il 3P passiamo al 3. Dopo il 3S passiamo al 3P e ci vanno altri 6 elettroni. Ma dopo il 3P gli viene il 4S, perché praticamente il 4S è un'energia lievemente inferiore al 4D, al 3D. Poi due elettroni nel 4S e cominciamo a riempire il 3D. Il 3D praticamente ci vanno 10 elettroni, quindi per riempire completamente il 3D ci vogliono 10 elettroni, quindi saltiamo di altri 10 numeri atomici. Dopo che si è riempito completamente il 3D, passiamo a riempire il 4P. Bene? Dopo il 4P passiamo praticamente a riempire che cosa? Il 5S. Benissimo, quindi avete capito perfettamente. Perché? Perché guardate qui, il 4D si trova lievemente come livello energetico più alto del 5S. Quindi due elettroni per riempire il 5S e poi si comincia a riempire il 4D. Poi guardate qui. Dopo che si è riempito praticamente il 5, dopo il 5S si riempie il 5P. Dopo il 5P praticamente si dovrebbe andare a riempire il 5S. Dopo il 5, il 6S, scusate, dopo il 6S si dovrebbe cominciare a riempire il 4F. 4F dovrebbe essere un pochino al di sopra, forse qui non si vede bene. Diciamo, forse ho fotocopiato ma ho scannerizzato con il foglio un po' storto e quindi questo sembra che sia un pochettino al di sotto, ma questo è un pochettino al di sopra. E si comincia a riempire il 4F. Chiaro? Dopo il 4F praticamente ripassiamo al 6P, poi dopo il 6P passiamo praticamente al 5D e così via. Ma quando siamo arrivati a questi numeri atomici così grandi, siamo arrivati a elementi che sono più teorici che pratici. Cioè questi elementi che hanno gli elettroni F vengono chiamati elementi delle terre rare, che sono praticamente proprio per dire che ce ne sta pochissimo sulla crosta terrestre. Diciamo che qualche terra rara può essere interessante dal punto di vista tecnologico, che per esempio elementi come il samario, il gadolinio hanno delle proprietà magnetiche molto interessanti, per cui si fanno dei magneti bellissimi, e ha detto il professore Marignetti, professore di macchine elettriche, che questi elementi delle terre rare sono utilizzati per fare i magneti duri. Come vedrete esistono i magneti duri e i magneti morbidi, che hanno praticamente delle differenze di comportamento magnetico. Quindi praticamente queste sono le leggi per il riempimento dei, diciamo così, dei vari orbitali atomici. Un'ultima cosa c'è da dire prima praticamente che la lezione finisca. Dunque, praticamente abbiamo visto, diciamo così, come si vanno a sistemare gli elettroni per gli atomi che sono diversi dall'atomo di idrogeno. Va bene? In effetti gli elettroni vengono dei vari atomi, vengono, come si dice, caratterizzati da alcune costanti che si chiamano numeri quantici. Va bene? Adesso il numero quantico io ve l'ho già presentato ed è il numero quantico principale. Vabbè, credo che praticamente qui devo spegnere un'altra volta la luce, non ho nessun errore. Dunque, il numero quantico principale che cosa rappresenta? Rappresenta praticamente il livello energetico. Quindi il numero quantico principale può essere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Va bene? Poi c'è un secondo numero quantico che è chiamato numero quantico orbitale. Il numero quantico orbitale può assumere valori, sempre valori discreti,
sempre quindi interi, compresi fra lo 0 e n-1, dove n praticamente è il numero quantico principale. Quindi praticamente noi abbiamo che per il livello 1 il numero quantico orbitale sarà sicuramente 0, non può essere diverso praticamente da quello. È chiaro? Perché n-1 fa 0, quindi è 0. Adesso questo numero quantico orbitale che cosa vi indica? In pratica vi indica il tipo di simmetria della funzione orbitale. Cioè, in poche parole, quando il numero quantico orbitale è 0, vuol dire che quella è una funzione orbitale di tipo S, quindi a simmetria sferica. Chiaro? Quando il numero quantico orbitale è 1, vuol dire praticamente che la funzione orbitale è di tipo P. Cioè, voi potete avere il numero quantico orbitale 1 solamente per il secondo livello, perché per il secondo livello il numero quantico principale è 2. Il valore massimo che può assumere il numero quantico orbitale è n-1, quindi 2 meno 1 fa 1, e quindi per il secondo livello esisterà il numero quantico orbitale 0, che corrisponderà al 2s, e il numero quantico orbitale 1, che corrisponderà al 2p. Bene? Quando noi andiamo al terzo livello avremo numeri quantici orbitali 0, 1 e 2. 0 vuol dire praticamente che è una funzione di tipo S, quindi a simmetria sferica. 1 vuol dire che è una funzione di tipo P, cioè i due lobi, le due sfere tangenti in un punto, il numero. E praticamente 2 vuol dire che è una funzione di tipo D. Chiaro? Cioè di tipo D sono quelle funzioni strane che quei solidi strani che vi ho mostrato praticamente prima, che chiaramente non dovete nemmeno ricordare come sono fatti. Va bene? E se praticamente abbiamo a livello 5, abbiamo che il numero quantico orbitale massimo quale sarà 4, e 4 indicherà le funzioni di tipo F, che non sappiamo nemmeno quali tipi di volumi hanno. Bene, quindi il primo numero quantico, il numero quantico principale, vi dice il livello energetico, può essere 1, 2, 3, 4, 5. Il numero quantico orbitale vi dice il tipo di simmetria della funzione, può essere, ed è il massimo e assume valori compresi fra, come si dice, fra 0 ed n-1, va bene? Poi il terzo numero quantico è detto numero quantico magnetico e praticamente assume valori compresi fra il valore massimo del numero quantico orbitale. Il numero quantico orbitale si indica con L, quindi il numero quantico orbitale abbiamo detto che assume valori compresi fra 0 ed n-1. Il numero quantico magnetico, cioè il terzo numero quantico, assume valori compresi fra meno L e più L. Andiamo a vedere un pochettino che cosa significa. Significa praticamente che meno L più L vuol dire, ecco, guardate un pochino, abbiamo che il numero quantico orbitale è 1 per gli orbitali di tipo P. Quindi questo può assumere valore compreso il numero quantico magnetico fra meno 1 e più 1, quindi meno 1, 0 e più 1. Cioè il meno 1 sarà il 2px, lo 0 sarà il 2py, il più 1 sarà il 2pz. È chiaro? Adesso poi quando andiamo agli orbitali di tipo D, avremo praticamente che potrà assumere valori meno 2, meno 1, 0, più 1 e più 2, e darà origine ai vari tipi di orbitali di tipo D. Va bene? Il quarto numero quantico qual è? È il numero quantico detto di spin, che può assumere solo due valori, più un mezzo e meno un mezzo. Più un mezzo se gira su se stesso in senso orario, meno un mezzo se gira su se stesso in senso antiorario. Adesso quindi gli elettroni dei vari atomi sono, diciamo così, caratterizzati
incontrovertibilmente da queste quattro costanti, che sono i quattro numeri quantici, e non esistono due elettroni con la stessa quaterna di numeri quantici. Chiaro? Ad esempio, per l'atomo di elio, che ha due elettroni, avremo un elettrone col numero quantico principale, tutti e due i numeri degli elettroni hanno un numero quantico principale 1, entrambi praticamente hanno un numero quantico orbitale 0, entrambi hanno un numero quantico magnetico 0, ma avranno il numero quantico di spin 1 più un mezzo e 1 meno un mezzo. Se noi passiamo al litio, Z uguale 3, abbiamo che il primo elettrone avrà numero quantico principale 1, numero quantico orbitale 0, numero quantico magnetico 0, numero quantico di spin più un mezzo, il secondo meno un mezzo, il terzo elettrone avrà numero quantico non più 1, 2, avrà numero quantico orbitale sempre 0, avrà numero quantico magnetico sempre 0 e avrà numero quantico di spin più un mezzo. Adesso potete continuare a pazziare, diciamo così, con queste cose qua e a dare un pochettino le terne, diciamo, le quaterne di numeri quantici che caratterizzano i vari elettroni. Io sospenderei qui la lezione. Che c'è, scusa? Dimmi. Ecco. E oggi pomeriggio poi riprendiamo con un altro argomento.